Ma se lui scriveva: io preferisco la povertà dei napoletani al benessere del nord. Presentato stamane a Palazzo San Giacomo il programma di Vivi nel Ricordo, un ciclo di eventi organizzato dal Comune di Napoli sui temi della memoria e della morte, che attraverserà diversi luoghi della città. La rassegna è dedicata a Pierpaolo Pasolini, intellettuale e artista inquieto, che nella notte del 2 novembre del 1975 fu assassinato all'idroscalo di Ostia. Usiamo spesso la parola territorio, etimologicamente la parola territorio vuol dire la terra dove sta il nostro letto, quindi e in questo caso anche le nostre tombe, quindi riscoprire in questo tempo di individualismo esasperato la dimensione della pietas collettiva come qualcosa che ci fa andare al fondo della nostra intimità ma anche al fondo della nostra socialità. A Pasolini è dedicato il concerto di Roberto De Simone che si terrà lunedì 2 novembre al Teatro Mediterraneo, un evento a ingresso gratuito per il quale è necessaria la prenotazione. In questo concerto io ho incluso brani allusivi all'epica pasoliniana, ma non mi sono limitato a riprodurne o degli scritti o delle immagini o delle poesie. Cioè abbiamo inventato qualcosa di diverso, pur citando all'interno questo Soldato di Napoleone scritto dal poeta e musicato da Sergio Endrigo. Pasolini non si limitava a una lettura folclorica, ma operativa, tant'è quando inserì in Decamerone i titoli, nei titoli di testa, la festa di Mercogliano, era proprio, diciamo, palese il dissidio tra storia e non storia. Ancora il 2 novembre, nel complesso di San Domenico Maggiore, sarà eseguita la lettura integrale degli scritti corsari, con 25 attori diretti dal regista Giovanni Meola. Per una volta io, che sono un drammaturgo e un regista, ho pensato di fare un passo indietro, semplicemente di far echeggiare le sue parole in una lettura integrale, maratona, dei 25 articoli degli scritti corsari, e il progetto l'ho intitolato Scritti ancora corsari, perché ovviamente ritengo, come tanti, che quelle parole siano ancora non solo attuali, non solo urgenti, non solo necessarie, ma che possano generare ancora pensieri e dibattiti. Il programma completo degli eventi su www.comune.napoli.it.